La giornata di oggi è stata appunto ideata da Culture con la Commissione europea e il Parlamento europeo, perché crediamo che questo sia un tema da affrontare come Europa e come europei. La conferenza di oggi è particolarmente importante perché siamo veramente ad un punto critico di cambiamento nel sistema della sanità a livello europeo in generale e anche naturalmente di quello italiano. Fare un gran lavoro dal punto di vista della digitalizzazione per poter fare in modo che i dati arrivino in modo sicuro, siano strutturati, siano qualitativamente buoni per poter poi essere utilizzati anche a fini decisionali. Diritto alla salute, diritto di fare impresa, diritto all'innovazione, diritto alla privacy naturalmente. Questo dibattito al Ministero, sia per i personaggi intervenuti, sia per le sfide dirette, è stato di altissimo livello. Molto interessante, sicuramente al di sopra delle aspettative. La evoluzione che stiamo vivendo della tecnologia applicata ai sistemi sanitari ha bisogno di competenze e anche di strumenti. Ecco, siamo in un tempo delicatissimo dove la strumentazione, quando è lasciata a se stessa, crea più danni ancora. È un'occasione speciale per poter far conoscere questi progetti e per far capirne anche l'importanza per la salute dei cittadini. La cultura del cambiamento è fondamentale per poter ottenere una trasformazione consapevole e virtuosa che porti veramente valore al sistema. Dei contributi davvero importanti su un tema assolutamente centrale come quello dell'intelligenza artificiale, con tutte le implicazioni anche etiche.